Siamo nel centro del cantiere dove sta per sorgere la città della ricerca e della salute, un'area che si estende per una superficie di circa 200.000 metri quadrati. È passato un anno dall'inizio dei lavori di scavo di quello che sarà il più grande e importante polo sanitario d'Italia e che riunirà in un unico sito due eccellenze come l'Istituto di Tumori, l'IRCCS, e l'IRCCS del Neurologico Besta. Il nuovo polo sanitario potrà erogare fino a 1,5 milioni di esami e prestazioni ambulatoriali all'anno. Sarà in grado di effettuare oltre 24.000 ricoveri grazie ai 600 posti letto che abbiamo progettato. Ci saranno 119 ambulatori con 42 laboratori e ben 20 sale operatorie. Un vero e proprio fiore all'occhiello nel campo sanitario che contribuirà anche a trainare l'economia del sistema paese e della regione Lombardia, rendendo il nostro territorio sempre più attrattivo grazie a queste eccellenze. Vedete, in questo momento stiamo camminando a meno 10 metri dal livello della strada e si procede con la posa del primo basamento delle fondamenta di quelli che saranno gli edifici. Siamo a due passi dalla stazione a ponte, altro progetto strategico di rigenerazione urbana che sta interessando la nostra città, e proprio qui ci sarà l'ingresso dell'ospedale, degli ospedali. Vi do appuntamento ai prossimi cantieri e dopo le vacanze estive. Qui anche ad agosto si va avanti nonostante il caldo e le temperature, anzi forse meglio, mentre nel mese di ottobre inizieremo a vedere lo scheletro della struttura con l'installazione delle prime armature. Al prossimo cantiere!